Ci arrivo, ci arrivo. Non ci arrivo. Madre, no. Cristio. Cristio. Solita fusione tra Cristo e Cribbio. Cristio. Ciao Polletti. Ciao. Questo è Electric. E siamo di nuovo su Zelda. Come avrete visto dal titolo, oggi facciamo un altro dungeon. Quindi questo sarà un video lunghissimo, perché io a quanto pare sono un po' un pollo per quanto riguarda i dungeon. Fatemi mangiare qualcosa, perché sto un po' a secco di cuori. Quella che vedete addosso a me è l'armatura di fuoco, che è quella necessaria per entrare nel Monte Morte, perché qui prendi fuoco appena ci metti piede. Appena entri dopo questa zona qua, prendi fuoco. Come si prende? C'è una missione che si può fare qui nella miniera a sud, e per entrare, perché qualcuno me l'aveva chiesto, quindi lo dico al volo, per entrare qui dentro prenditi una pozione ignifuga, che si fa tipo con le lucertole focus che si catturano sempre in quest'area qua, così resisti al fuoco, fai questa quest e ti regalano un pezzo dell'armatura. Poi nella città di Goron comunque sia la puoi comprare interamente. Ma adesso dobbiamo entrare nel dungeon del Monte Morte, che è un lucertolone questa volta. Abbiamo fatto, quello scorso era un elefantone, questa volta un lucertolone, o non lo so, un gecko, un qualcosa. Oh no, c'è stato il teletrasporto. Io non l'ho detto teletrasporto. Siamo arrivati. Questo è il posto del lucertolone. Siamo nel cratere del vulcano Monte Morte. Così si chiama. Vedete, questo è un vulcano. E noi siamo proprio al suo interno. E dite, oh, ma come facciamo a sopravvivere semplicemente grazie a un'armatura? Beh, perché siamo forti, ecco perché. E direi, buttiamoci subito dentro e non perdiamo altro. Oh no, mi hanno chiuso dentro. Madre, oh, è buio, no. Oh, ho fatto recentemente dei mini dungeon così. Allora, innanzitutto, non avevo equipaggiato per qualche strano motivo l'arco, che adesso dobbiamo usare per far fuori quelle bestie lì, che tra l'altro io posso dar fuoco al mio arco con questa luce blu. Intanto voglio colpire questi occhi lì. Qui vedo che c'è un forziere, ma io non ho una torcia con me. Devo dar fuoco alla mia spada di legno per vedere qualcosa, mi sa. Però appena apro un forziere ovviamente si spegne il tutto. Bene. Drago mazza Boblin. Attacco più 17. Un attacco potenziato. A quanto pare qui ce n'era un altro di forziere. Me lo prendo subito. No, no, io non sto vedendo niente. Non so voi. Immagino che voi non stiate vedendo un ceppo di niente. Eccola la torcia. Abbiamo la torcia. Molto bene. Che c'ha pure l'attacco potenziato. Perché alcune armi ormai a questo livello del gioco hanno delle caratteristiche potenziate, almeno le trovi così. Con queste caratteristiche in più, che cosa c'è qui? Non vedo niente. Nonostante la torcia, il mio... Oh, oh, guarda! Minchia, zio, hai visto? Però prima di andare là... Oh! C'è una bestia che spara, di là. Ma io prima di andare là volevo controllare bene quest'area, che non sia mai che ci sono cose interessanti da prendere o da vedere, ma sembrerebbe di no. E stavo per dire qualcosa di interessante. Oh, guarda, ma qui c'è una porta con un buchetto. Un buchetto. Sarà che da qualche... in qualche modo si accende. Aspetta, ho un'idea. Sarà che al di là di questo occhietto... Dove stai? Fai un po' vedere. Oh, guarda, ma sono un genio! Qualcuno mi dia una medaglia, qualcuno mi applauda. No? Grazie. In poche parole, ho fatto prendere fuoco la freccia e l'ho sparata alla cieca dentro, e guarda caso c'era una torcia, il che è fantastico. E qui oltre ci sono delle fiammate, cioè delle cose, sono dei cubi che sparano fiamme in alto, e non penso che io li possa quindi attraversare. Però sono comunque contento di essere riuscito a aprire una porta che magari non dovevo nemmeno aprire subito. Ci vorrà qualcosa, qualche strumento, prima di poter andare al di là, perché vi ricordo che nello scorso dungeon io potevo controllare a un certo punto la proboscide dell'elefante. Chissà cosa controllerò qui del dungeon. Ah, la bestia, mi sono scordato. Aspetta, vedo l'occhietto, Pim! T'ho visto, zozzo. Ho visto il tuo occhietto, Che mica ti puoi nascondere da Electric Peo in my house. In your house. Hai lasciato per terra pure un paio di viti ancestrali. Altamente inutile a questo punto del gioco. Ho l'impressione, non so se avete notato, ma ci ho messo altri... Oh, cos'è? Allora, qui c'è qualcosa qua su. Oh, wow, ma sembra che io lo debba spostare o cambiare la gravità in qualche modo.
Stavo dicendo, non so se avete notato. Oh, mi insegue qualche bestia rara. Vai via. Ah, prima dovrò fare piazza pulita degli occhi malefici qui, perché se no, se non lo faccio, dopo diventerò un ostacolo troppo grande. Eccolo lassù. Preso. L'arco Lisalla si sta per rompere, bene. Adesso, che stavo dicendo? Sì. No, non mi ricordo più che cosa stavo dicendo. Ah sì, che ci ho messo 5 giorni. Ben 5 giorni ad arrivare a quest'altro dungeon. Quindi potete capire che sicuramente io non gioco tutto il giorno, ovviamente, perché lavoro anche, quindi ho un arco reale incredibile. E adesso mi tocca tornare indietro a riaccendere questa maledetta torcia. Fantastico! Stavo dicendo, sì, ci ho messo 5 giorni proprio perché non è che giochi cioè, gioco parecchio, ma non è che giochi tutto il giorno. Però per farvi capire, comunque sia, per fare dei progressi in questo gioco, devi camminare, ma cioè, puoi anche farli direttamente, subito. Puoi correre subito dal punto A al punto B che ti serve arrivare, ecco qua. Questa è l'altra torcia da accendere, ma è una cosa che sconsiglio vivamente, cioè il bello sta proprio nel vagare, nell'esplorare, nel fare, e poi vieni, la tua attenzione, diciamo, viene attratta ogni volta da qualcosa di diverso. E qui che c'è? Oh! C'è un terminale! Speriamo che sia quello della mappa, così possiamo iniziare a controllare questa lucertola, però fare un video così con tutto al buio, cioè fantastico, video migliore dell'anno, tavoletta 6 carica conosciuta, amazing. Non so se questo mi dà la mappa o è un terminale qualunque. No, dovrebbe essere la mappa, perché quando ti piscia la goccia dentro la tavoletta, quando ti ci fa la pipì sopra, in genere sì, è quello che succede. Quindi controlli del colosso, inclina 90 gradi indietro. Quindi posso inclinare solo di 90 gradi qualcosa. Non posso, non ci sono tutte quelle angolazioni. Oh! Sei procurato la mappa del colosso sacro. Esatto, voce di un doppiatore che sei famosissimo e tutti lo sanno. Sei anche la voce di un sacco di altri personaggi, come era il capitano cattivo della maledizione della prima luna, dei Pirati dei Caraibi, non mi ricordo come si chiama, ma anche la voce del classico Kinder Sorpresa è la sua, lo conosciamo tutti, e di tanti, tante altre cose, ma lui sì che è un doppiatore attivo. Ora guarda la guardo. I simboli luminosi sono i terminali che controllano il colosso sacro Varudania. Varudania! Prima era Varruta, quello scorso. Rudania, devi attivare tutti i terminali. Lo immaginavo. Tu sei una roccia. Oh, quindi... Ah, bene, tutto illuminato, fantastico. Cosa possiamo muovere qui? Io posso... Oh, posso proprio girare la lucertola. Proviamo. Wow, wow, attenzione. Wow! Dai, cazzo, questo sì che mi piace. Come ci sono cambi di prospettive, di gravità. È come... Cioè, è così... è una cosa che apprezzo moltissimo, è una cosa che trovo altamente geniale, proprio perché improvvisamente hai un'altra mappa. Hai tutta un'altra mappa, non è la stessa di prima. E guardate un po' cosa c'è qui. È proprio il terminale che ci serve. E lassù c'è un occhietto scemo che prendiamo. Pim! Distrutto. Quindi, come ci arrivo lì senza uccidermi? Come ci arrivo lì senza morire? Non così. Qui in basso non c'è niente, ma... Rigiriamo così. Wow, oh, 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 oh. Hai visto, madre? Hai visto quello che riesco a fare, madre? Oh no, sono caduto. Vabbè. Come non detto. Allora, no, aspetta, ma sto... Adesso sto sotto sopra? No, ok. Sto nella composizione, disposizione originale. Perché ci sono soltanto due angolazioni del Varudania. Almeno così si chiama questo dungeon. Oh, guarda, dei forzieri. Bim! Che cosa mi darai? Delle frecce, classiche frecce. Ok, ottimo, te le danno perché sperano che tu non sia accorto di frecce per distruggere questi occhietti. Almeno penso che sia quello il motivo. Vediamo un po' se posso rigirare adesso un attimino così. Benissimo. Perché qui ho visto qualcosa. Qui si può uscire. Oh no, mi prende fuoco la torcia. Ah, però non importa se mi prende fuoco la torcia, vero? Praticamente qui fuori è un caldo bestia, a quanto pare. Allora, torniamo indietro. Perché succede come l'altra volta, ovvero che
che perderò il senso dello spazio e del tutto e inizierò a non capire dove dover andare. Allora, lì c'è il terminale, una cosa per volta. Primo terminale, attiviamolo. Io non voglio ripassare per scemo come l'altro dungeon, per favore. Quindi attivato un primo. Ancora quattro terminali. Così si fa roccia. Tu sei una roccia. Tua madre è una roccia. Qui, se scendo, c'è qualcosa? Oh, questa è chiusa. Ma si aprirà in un qualche modo? Qui c'è un forziere che è caduto. Un altro forziere che è caduto. Rigiriamo la faccenda, va? A me devo attivare, ovviamente. Pipipi! Hai visto che roba, Hai visto che roba, Agosu! Ah, una cosa per volta. Una cosa per volta. Io tornerei verso l'inizio. Andrei alla stanza che ho aperto di qua. Senza saperlo, insomma. Che adesso sarebbe stato ovvio vedere quella luce. Visto che adesso si vede il tutto. Allora, qui se giro cosa succede? Se giro il tutto? Vediamo un po'. Oh, si va di là. Mi metto un attimino qui. Ok. Ho rigirato il tutto e vedo già lì che questo gli si può dare fuoco. Pam. Mi si è anche rotto l'arco, pensa, quindi ne dovrò equipaggiare un altro. E equipaggeremo uno di questi qua reali, visto che ce l'ho tutti così. Benissimo. Oh, bene, c'è un bloccone che immagino dovrà essere spostato. Oh, ancora non ho usato l'amiibo di oggi. Non posso usare qui l'amiibo, come non detto. Mi dovrò ricordare di farlo dopo. Op. E giù. Non so perché l'ho buttato di sotto, ma qui ovviamente non c'è niente. Adesso riandiamo qua giù. Allora, stare qui in questa posizione mi serve a qualcosa? Immagino che questo blocco serva a fermare le fiamme. Ovvio. Ovvio. Perché mica sono scemo. Eccolo lì. Possiamo rigirare il tutto. Oh, mi scordo sempre di schiacciarla. E possiamo utilizzare questo nuovo terminale. Siamo a due terminali. Due terminali, Actric Peo, due terminali, ci è arrivato subito questo, eh. Non è che stiamo qua a catturare i polli, Cristo. Tavoletta seca riconosciuta. Ancora tre terminali. Bene, diamoci una mossa. Non ha detto roccia questa volta, ci rimango quasi male. Perché non hai detto roccia? Cristo, perché non hai detto roccia? Cristo! Tanto mi piace questa esclamazione ultimamente, ne abuso. Un po' troppo. Oh, qui c'è qualcosa. E qui pure... Che cosa posso fare qui? Allora. Ah, questo lo posso smuovere solo avanti e indietro. Avanti e indietro. Ok, penso di aver intuito qualcosa. Oh, guardate, questo non l'avevo notato prima. Voi l'avevate notato? Io no. Quindi diamo fuoco al tutto. Bam! Chissà cosa succede se do fuoco al tutto. Immagino tolgo quella trave di legno. Era una porta, pensa. Ti apri porta? Ah, in avanti si apre. Oh, un altro terminale. Qui ci stanno anche delle foglie a cui dar fuoco. Immagino serva a qualcosa. Se no, non le mettevano lì. E sì, infatti, c'era un forziere. Pam! Cosa c'è in questo forziere? Che si è aperto di lato un ingranaggio ancestrale. Oh, che cosa inutile. Fantastico, direi. Un altro terminale aperto. Oh, ci metterò molto meno di quello scorso, mi sa, oggi. Ci sono arrivato subito le cose. Tavoletta seca. Due terminali. Ormai ci sei quasi. Roccia, perché non mi dici più roccia? L'unica cosa che mi piace di più della tua razza, diciamo. Oh, guarda, ma lì c'è un altro forziere. E non me ne sono accorto. Questo è caduto da qualche parte, non si sa da dove. E cosa c'è dentro? Freccia di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. C'è una freccia di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. Adesso, io ruoterei la faccenda. Ora la ruoto? Sì, perché sono incuriosito da questa salita. Ardaglie! Quindi la ruoto adesso. Ah, questo affare ovviamente è risceso. Questo blocchetto qui. Però così posso salire qua su in cima e andare fino a quella porta. Oh, guarda, ma qui c'è un forziere. Sembra essere totalmente bloccato. Ma io lo voglio, ovviamente. Se io lo voglio, devo fare così. Oh, wow, madre, no! Come non detto. Sono un pollo, ecco cosa sono. Adesso mi tocca rifare tutto. E ci penserò dopo quel forziere, immagino, perché devo ruotarmi in un posto sicuro.
Quindi più su ci sarà un posto sicuro dove ruotarmi per prendere quel bel forziere? Forse qua su? Qui su che cosa c'è? Ci arrivo? Ci arrivo? Non ci arrivo! Madre! No! Cristio! Cristio! Solita fusione tra Cristo e Cribbio. Cristio! No, non abbiate paura, Polletti, non sono scemo. Ci sto arrivando, piano piano. Oh, qua cosa c'è? C'è un altro occhietto, lo vedo. Oh, oh, oh. Non lo vedo più. Ah, eccolo là. Pam! Ah, voi non l'avevate visto, quell'occhietto maledetto. E questo occhietto maledetto non droppa niente lì. Qui fuori cosa c'è? C'è qualcosa qui. Ah, qui posso ruotare. Potrei riuscire a farcela. Wow, wow, oh, wow. Stavo per fare un macello, ma... Oh, ma... Siamo fuori? E qui cos'è? Un altro terminale random? No, questo mi sa il terminale finale di controllo. Sì, è l'unità di controllo finale qui dove dovrò venire. Una volta fatto il tutto. Una volta sbloccati tutti i terminali, qui c'è una sorta di buco che si apre. Con l'apertura ellittica, diciamo così. Sto un attimo analizzando l'aria. Queste sono le zampone del lucertolone. Le potete vedere lì quanto sono carine. Sto controllando solo se qui fuori c'è da fare o da prendere qualcosa, Magari un qualche forziero con una qualche armoa. Niente di tutto ciò, sembra. Anzi, un'area completamente vuota. Immagino che qui ci sarà la boss fight a questo punto, visto che l'ultima volta è avvenuta proprio dove c'è stato l'utilizzo dell'unità di controllo. Ok, siamo riusciti a salire qui, quindi a prendere quel forziere strano che stava messo così per orizzontale, che ho aperto al contrario, wow. Arco reale, un altro? E quante me ne vuoi dare? Cristio! Cristio! Quante me ne vuoi dare, archi reali, oh? Ce n'è così tanto bisogno di questi archi reali? Wop! È qui che devo stare? È qui che devo venire? Qui mi posso arrampicare? Oh, wow, wow! Ci sono delle bestie che mi inseguono! Dove sta l'occhietto? Devo uccidere l'occhietto prima di ammazzare queste facce! Ste brutte facce! Oh, guarda, qui c'è una fiamma! Come la porto quella fiamma blu? Ce ne vuole per portarla qua su. Aia! Mi picchiano ste facce, oh, ma che sono matte? Non vedo nessun occhietto. Oh, siamo sulla faccia del lucertolone. Questa è la faccia del lucertolone. Oh, eccolo là solo l'occhietto. T'ho visto. Mamma mia, come ti ho visto. Qui penso che posso ruotare. No, 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 non da quel lato. Frischete. Frischete. Ah, ci arrivo? Pam. Certo che ci arrivo. Cribbio se ci arrivo. Cristio se ci arrivo. Non mi posso arrampicare qua. Qua su mi posso arrampicare in qualche modo. Sembrerebbe di no. Ma qui se ruoto dovrei riuscire. Se ruoto. Infatti lassù vedo un forziere. Quindi è necessario che io vada di qua. O più che necessario, sembra ci sia solo il forziere e non un terminale. Quindi almeno per quello ci sto andando. Uoppela. Ci manca soltanto che casco adesso. Sarebbe magico, no? Come rovinare il progresso. Nucleo ancestrale. Ui. Non mi servono più, pensa, i nuclei ancestrali. Aspetta. Adesso mi tocca rigirare. Cristio! Cristio! Ma qui dicono... Eccolo il terminale! Wow, che culo! Non ci ho fatto neanche apposta. E invece sta proprio qui, in cima. Pensa. Ce ne manca uno solo, quindi. Adesso lui ce lo ricorderà. Visto? Dai, ti rimane solo l'ultimo! Dai! Dai, Cristio! Anche lui magari inizia a parlare come un pollo. Cristio! Dio, te ne manca solo uno. Ma non capisci? Oh, guarda, laggiù c'è un altro forziere, laggiù in fondissimo. Chissà come arrivarci se non volando. Ci arrivo subito, allora. Così come mamma mi ha insegnato. Che mamma, quando ero piccolo, non mica mi ha mandato a scuola, mi ha detto, oh, adesso ti metto una paravela sulla testa e impari a volare, hai capito? Ecco che fa... No, però non mi puoi far tutto sto volo per una vita ancestrale, Cribbio. Cristio. Maledizione, il tempo che mi fai perdere. Io non ho parole. Non ne ho, ok? Non so te, ma io, personalmente, non ne ho. Ah, ma qui siamo all'entrata del dungeon, pensa. Siamo appena all'entrata del dungeon di nuovo. Adesso, riprendiamo da qua. Che la salita che stavamo facendo tempo or sono.
Però poi siamo, la nostra attenzione è stata catturata da un forziere messo per orizzontale, che è quello che già abbiamo aperto, e che piano piano ci ha portato alla scoperta del terminale in cima, cosa che non volevamo fare fin dall'inizio, ma sai com'è, ti ci porta l'avventura, ti ci porta il vento ti ci porta. Allora, qui cosa c'è? Qui qualcosa devo sbloccarlo, prima o poi. Che cos'è? Ah, è vero, qui devo usare la fiamma. Cristio, come la uso la fiamma qui? Come la uso la fiamma? Ci sto pensando, eh. Qui non si può fare niente. Se vado di qua, che ci sta? Ci sta qualcosa qui? Non so neanche se ci potevo venire qua. Sarà utile venire qua. Ma sento il rumore di un occhio. No, non è un occhio, sono delle teste. Via, via, via. Via. Da dove venite fuori? Ah, laggiù c'è qualcosa. Immagino... Vai via! Ah, io vado un attimino qua giù. Ci deve essere un occhio, infatti eccolo! Pam! Via anche le faccine. Via tutti. Via, via! Via faccine, dovete morire. Ma no, ma vi ho fatto sparire! Ma da dove venite allora? Cribbio, Cristio, via! Via, Cristio! Eccolo là. Voi siete stati... sistemated. Qui c'è qualcosa da vedere, da fare, no? Qui mi sa che muoio. Perché adesso io ruoto così. Oh, non di qua! Cristio! Ma che vai facendo? Ah, là si rientra da qualche parte, guarda un po'. Guarda un po'. Che cosa ho scoperto, ma? Un forziero! Cristio, hai visto, mamma? Hai visto? Hai visto, mamma? Cristio! Ho aperto la porta, Cristio! E dove sto? Ho capito dove sto. Sto proprio... nel primo terminale che sono riuscito a attivare, in cui ho visto proprio questa porta, dicevo, come ci si arriverà? Cristio, come ci si arriverà? Cristio! Se vi do fastidio che faccio così il bamboccio, ditelo. Anzi, non ditelo, mi diverto molto, quindi fate finta che vi piace, anche se non vi piace. Cristio! Allora, qui sopra c'è una sfera, ok? Innanzitutto, questo non ci può rimanere su per via della gravità. Però da lassù... ci deve arrivare qualcosa. Lassù, da lassù. Ah, è vero, io ho bisogno della fiamma. Ma come faccio a portare la fiamma fino a là? Allora, devo fare così. Qui sarà una bella scampagnata, fino a là, ragazzi. Mica se scherza. Ah, prima prendo la fiamma. La devo portare fin su in cima. Quindi qui bisogna stare attenti a non... come dire, a non mettere via la torcia per sbaglio, perché mi si spegne. Né a fare cavolate in genere. Adesso penso che si faccia così. Adesso magari abbiamo fatto tutta questa strada, arriviamo su in cima, noi dobbiamo accendere quel ciaffo e non si faceva così. Magari sarà questo l'esito della nostra avventura. Ok, mi metto qui. Adesso giro, perché questo, vedi, ruota insieme a me. Ruota insieme a me, io ti guiderò. Tutto quel che so te lo insegnerò, perché scoprirai il posto in cui non mi ricordo più come fa. Ragazzo, eccola! La sfera! L'avete vista? Oh, voglio seguirla! Voglio seguirla! Merito di seguirla! Eccola! Eccola che scende la sfera! Scendi! Eccola! Whee! Lo sapevo! Lo sapevo! Adesso posso alzare questo ciaffo e farla cadere! Wappela! Whee! E io sono lì per aria! Eccomi! Numero uno! Si è fermato il tempo, un attimo. L'ultimo terminale! Quanto tempo? 26 minuti, tempo record! Woo! Non so quale sia il tempo record. So soltanto che... aspetta. Yes! Yes! Osserva la mappa. Vedrai che è apparso un nuovo, grosso simbolo... un grosso simbolo luminoso. È la mia meta. Non ci piacciono le cose grosse. No, non abbasso niente. Roccia, ha detto roccia, grande. Bene, allora, da qui rigiriamo il tutto. Stavo dicendo, lo scorso ci abbiamo messo molto di più, senza dubbio. Proprio per via del fatto che, da quel che ho letto, è quello un po' più... come dire, è quello un po' più puzzoloso. Cioè, questo qua è comunque puzzoloso, ma non come lo scorso. Lo scorso è stata molto più una pippa mentale, se ci pensate. Oh, wow, wow!
No, bravo. Adesso possiamo ruotare. Volevo fare proprio questo, giuro. Era proprio nei piani in generale. Adesso posso cambiare la torcia. Adesso prendiamo una delle armi più potenti. Di ghiaccio. Io immagino che questo qua sarà debole al ghiaccio. Qualcosa mi dice che sia debole al ghiaccio. La mia spada suprema è più forte del solito. Immagino che è perché siamo vicino, proprio in un'area, come dire, quando sei vicino a qualcosa di ancestrale, per qualche strano motivo, o qualcosa che è controllato dalla calamità Ganon, generalmente la tua spada brilluccica, la spada suprema, e prende 30 in più d'attacco. Quindi immagino che faremo un sacco male a questa creatura con la spada suprema, questo nuovo boss, che è quello che esce, che magari assomiglierà a un altro boss di Bloodborne per qualche strano motivo, mi chiedo. Visto che il primo, anche Kisuke, ci ha confermato che assomiglia molto a Chierico Bestia, anche se esteticamente non mi sembrava assomigliasse così tanto a Chierico Bestia, ma erano i versi che erano proprio quelli stessi. Gli stessi Chierico Belva Bestia. Chierico Belva, non Chierico Bestia. Che sto dicendo? Chierico Belva. Questo sembra sempre una bestia, da quel che possiamo vedere. Lì c'è il suo punto debole. Ira del fuoco di Ganon. Ha uno strillo sempre molto simile a quell'altro. Ira del fuoco, quindi. Sì, ricevuto. 100 anni fa. Puoi scommetterci, ragazzo. Roccia! Cristio! Allora, innanzitutto, sai che cosa faccio? Mettiamo le frecce di ghiaccio e te le sparo. Oh, non ho messo quelle di ghiaccio, ma quelle elettrico. Sto attentissimo allo spadone. Pim! Ti piace sull'occhietto? Ti piace sull'occhietto? Sì, ma una volta che... Questo posso colpirlo in poche parole solo con le frecce, perché vola. Pam! Glielo do, non ti preoccupa. Guarda come glielo do. Wow, calma. Pium! 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 Oh, già a metà sangue. Oh mio Dio, che lotta incredibile questo boss. Oh! Ecco perché ti davano così tanti archi qui dentro, perché questo andava combattuto con l'arco. Wow! E la trasforma di fuoco, adesso sì che è incazzato come una iena. Ma io c'ho un asso nella manica che si chiama difesa OP, si chiama. Difesa OP in corso, quindi da adesso in poi il ragazzo non mi toglierà assolutamente niente se mi prende, immagino. Dove sei? Guarda che ti vedo, dai. Pam! Pam! Oh, che sta fa? Che sta fa? Sta carica al colpo, pare. Io mi nascondo dietro la colonna, che non mi vede. Che stai a fa? Oh, ha lanciato una palla proprio. Pam! Cristio! Ma che stai a scherzare? Dove va? Io non rischio di cadere in qualche buco qui, vero? Pam! Non so come colpirlo. Come lo colpisco? E quello non fa altro che caricare colpi. Forse devo colpire la palla? Pam! Ho colpito la palla, ma non è successo niente. Forse devo colpirlo in questa modalità spirito? Non succede niente! Cristio! Dai, su, spara sta palla di fuoco, vai. Spara sta palla che tanto te la congelo subito appena la lanci. Eccola là. Pam! Wow, sei forte, wow! Dove vai? Dove vai? Aspetta che ti devo colpire... Ma non posso fargli niente, che devo fare? Cristio! Cristio, non so che fare. Non voglio sprecare tutte le mie frecce di ghiaccio nonostante io ne abbia 109. Cosa posso fare? Forse il fuoco, forse lo posso muovere in qualche modo. Adesso inizio a provare con i vari strumenti che ho a disposizione. Ah, lancia questa palla di fuoco e voglio proprio vedere cosa succede. Immagino che non possa controllarla così. Così? No. No. Oppela. Oh, un po' mi ha preso e mi ha fatto anche un po' male, ma neanche così tanto. Quindi che mi invento? Che mi invento? Non so che fa. Quindi Glacier? No, non fa niente il Glacier. Oh, mi colpirà. Ah! Attenzione. Allora, stasis non ha funzionato. Le bombe non serviranno sicuramente un cazzo di niente. Cosa posso fare? Cosa cribbio posso fare? Lancio la bomba. Wow, è con la bomba. Perché se la ciuccia via il bastardo.
Ah, l'hai voluto tu, brutto zozzo. La mia spada suprema ti farà il culo. Ok, basta fare il pazzo malefico. Quindi le bombe che lui le risucchia. Ah, beh, sei tornato normale, muori. Lui risucchia le bombe, capito? Io non ci arrivavo. Non ci arrivavo. Pensavo di ammazzarlo subito, invece mi ha fregato un pochino, perché bisognava scoprire come battere il ragazzo. Però eccolo qua, morto, pulito, nessun problema. Tempo di svolgimento di questo dungeon circa mezz'ora. Mezz'ora goduta alla grande, devo dire. Adesso lui esplode, muore. Si vedono intestini volare ovunque, e Link che fa tipo bleh, e gli cascano addosso. Che schifo! Saporito! Perché Link in realtà è un assetato di sangue assurdo, peggio di un vampiro. Adesso quindi si metterà lì a raccogliere tutti i budelli cascati in giro. Oh, buoni! Questo intestino! Delizioso! Ecco, un portacuore! Un signor portacuore, signori! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about! Prendiamo questo bel portacuore. Un prezioso oggetto conferito solo a coloro i quali hanno superato delle prove. Incrementa di un cuore la tua energia vitale massima. Pensa, perché l'ho letto, si sa cos'è. Si sa, no? Cos'è? Polletti, questo è quanto. Come al solito, evitiamo spoiler storia. Se volete un let's play, spero che siate in parecchi a volerlo e a commentare, perché io ne faccio un let's play bello sparato in cui... Oh, sai che? Dovrei fare un let's play in cui non cresco con i cuori. Cioè, che cresco solo in vigore e con i cuori che mi danno i boss. E quindi arriverò al massimo a 3 a 7 cuori. Ecco, quello lo potrei fare. Sarebbe una bella sfida. E così dovrei fare tutto col cibo, eccetera. Non è male. Non è male. O potrei prendere quei cuori e trasformarli in vigore. Non è male, non è male. Questo è quanto però. Ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E questo era Electric.